Pochi giorni fa il Papa ha detto la Chiesa è madre. Quanto è importante una Chiesa inclusiva che accoglie? Certamente le parole del Papa ci spronano ad aprire il nostro cuore e la nostra mente per accogliere tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che vengono da altre parti del mondo in cerca di una vita migliore. Quindi in questo senso è una famiglia allargata, se possiamo dire. Quindi liberi di restare ma anche di andare, non morire in mare. È cronaca di oggi purtroppo di altre morti in mare. Cosa può fare la Chiesa e cosa può fare ognuno di noi? La Chiesa ha cercato e cerca e penso che cercherà sempre di aprire le porte a tutti. Certamente le situazioni che abbiamo sperimentato e stiamo ancora sperimentando nel Mediterraneo, che era i latini lo chiamavano Mare Nostrum, quindi il nostro mare, adesso invece è diventato da alcuni anni qua più che un mare di vicinanza dal nord dell'Africa al sud dell'Europa, è diventato quasi un cimitero. E quindi in questo senso il Papa giustamente sprona tutti ad avere questa apertura, come dicevo poc'anzi, di cuore, di mente ad accettare e ricevere tutti. Oggi cosa affidiamo alla Madonna in questa giornata dedicata ai migranti? Odigidria, come sappiamo, è la Madonna che ci dirige, la Madonna che ci mostra la via. Quindi in questo senso, celebrando la Madonna sotto questo titolo, non vogliamo chiedere altro a questa unità e questa chiarezza di direzione che ci portano al Figlio, che praticamente è Cristo, Salvatore e Redentore.